Ciao a tutti ragazzi, io sono il Poro Michele. Come va? Nell'ultimo video abbiamo parlato di collezionismo e pezzi rari e direi che oggi è proprio il caso di tornare un po' con i piedi per terra e andare a scovare qualche bella offerta sull'eShop. Anche perché se è vero che io sono il Poro Michele, allora voi siete dei poracci. Cadono a fagiolo quindi gli sconti sull'eShop della Switch, visto che fino al 13 ottobre sarà presente una selezione di 150 titoli con prezzi ribassati fino all'80%. Non so se mi spiego, eh? Sarebbe troppo facile però consigliarvi capolavori da avere a tutti i costi. Diciamo le star incontrastate dell'offerta digitale della console ibrida. Quindi recuperate assolutamente Hollow Knight, CTR, Hellblade e tutti i Final Fantasy del mondo. Tranne il 10 che... Ma se per voi, veri poracci, spendere 15,99 per un solo titolo è comunque una spesa che vi fa piangere il cuore, tranquilli perché ho la soluzione per voi. Vi darò una lista di 5 titoli meritevoli che, una volta acquistati, vi faranno spendere meno in totale del singolo Cuphead. Quindi questa è la lista dei 5 giochi sotto la soglia di Cuphead, un titolo semplice e immediato che con l'indicizzazione mi farà andare sicuramente una bomba. Devo licenziare il mio social media manager. E se l'idea vi sconfinfera, mi raccomando, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per aiutarmi a crescere e permettermi di continuare a portare video del genere. Iniziamo! Partiamo subito con un bel Metroidvania, genere che come ormai saprete adoro tantissimo. Gato Roboto presenta l'immediatezza e la schizofrenia tipica dei giochi pubblicati da Devolver Digital, che dietro a un'estetica indie e spartana nascondono degli impianti ludici invidiabili. Non è un caso infatti che graficamente ricordi tantissimo un altro titolo che ho trattato su questo canale, Minit. Comunque aspettatevi un Metroidvania classico, anche se leggermente più narrativo e guidato rispetto ai grandi nomi di riferimento. Per fare un esempio, se Gato Roboto fosse un Metroid, probabilmente sarebbe il Fusion. Ritmo incalzante, ironia tagliente, dopotutto guideremo un gattino ai comandi di un esoscheletro nel tentativo di salvare il suo padrone dal naufragio di una base spaziale e interessanti soluzioni di gameplay. Un'esperienza breve, intorno alle 5 ore, ma che saprà darvi parecchie soddisfazioni. Poi, per 3,99€... Cadence of Hyrule costa ancora troppo, quindi ripieghiamo su Crypt of the Necrodancer. Questo è uno di quei giochi incredibilmente immediati da giocare, ma tremendamente difficili da spiegare. Iniziamo così. Immaginate di avere un classico roguelike basato sull'esplorazione di dungeon generati proceduralmente. Bene, a questa base aggiungete una controparte da rhythm game su cui è basato tutto il gameplay. Sostanzialmente al giocatore verrà chiesto di muoversi a tempo con il beat della musica. Qualsiasi azione per essere eseguita richiederà di seguire il ritmo, movimento, attacchi e looting. Tutto dovrà seguire il flow corretto. I comandi sono molto semplici, tanto che il gioco potenzialmente potrebbe essere giocato anche con un dancepad, ma questo non significa che non richieda un'attenta pianificazione delle proprie mosse e un'attenzione costante non solo verso quello che vediamo, ma anche e soprattutto nei riguardi di ciò che stiamo ascoltando. Originale e complesso, Crypt of the Necrodancer è un acquisto obbligatorio a soli 3,99€. Con Peng Adventures torna fuori la mia anima da retro gamer che viene colpito diretta al cuore ogni volta che gli si parano davanti questi remake di vecchie glorie del passato. Peng Adventures prende il concept dell'arcade del 1989 e lo attualizza sia nella presentazione che nel gameplay, senza allontanarsi troppo dalla formula originale, ovvero quella di un action puzzle diviso in rapidi livelli dove al giocatore è semplicemente richiesto di distruggere dei palloncini che una volta colpiti si divideranno in sfere ancora più piccole, naturalmente tutto quanto cercando di non farsi colpire. La varietà è garantita non solo da power-up sparsi nei livelli, ma soprattutto dalla conformazione degli stessi stage. Il gioco poi è perfetto per il multiplayer locale. Anche se non avete mai provato Pang nella sua prima incarnazione, il mio consiglio è quello di dare una chance a questo classico senza tempo. E come prima, per 3,99€, è molto difficile rifiutare, no? Bastion è un capolavoro indie uscito nel 2011. Avendo vissuto in pieno, anche se in modo un po' inconsapevole, il boom di queste piccole produzioni in grado di rivaleggiare con ben più blasonati titoli AAA, Bastion rimane a mio avviso uno dei titoli che segnarono definitivamente quell'era del gaming,
insieme a mostri sacri come Braid e Limbo. Ci troviamo di fronte ad un action RPG a visuale isometrica che di sicuro non ha reinventato il genere, ma ancora oggi, a 8 anni dalla sua prima pubblicazione, impressiona per come ogni suo singolo elemento si amalgami alla perfezione nell'impianto di gioco. Ad esempio, il gameplay è ricco di limitazioni che impongono al giocatore continue scelte tattiche su come affrontare ogni situazione. Ad esempio, abbiamo il limite di 2 armi equipaggiabili alla volta, ma anche la possibilità di distribuire i punti per i potenziamenti o il numero limitato di attacchi speciali. Il tutto immerso in una cornice onirica quanto criptica che restituisce un comparto narrativo e grafico da mozzare il fiato. A maggior ragione se pensiamo che Bastion fu partorito principalmente dagli sforzi di sole 3 persone. Incredibile. Per 2,50€ è un'esperienza che non potete lasciarvi sfuggire. In sconto c'è anche il suo seguito spirituale, Transistor, che condivide molte delle premesse iniziali. Costa leggermente troppo e mi avrebbe fatto uscire col totale. Ma se vi avanza qualche spiccio, recuperateli assolutamente entrambi. E visto che la soglia di Cuphead non è ancora stata raggiunta, concediamoci un'ultima spesa folle con questo coloratissimo Endless Run, Escape Doodle Land. Per 0,99€ non aspettatevi nulla di che, ma questo Endless Run si stacca dalla massa per un art style fuori di testa e un umorismo un po' volgare e un po' grossolano che insomma non guasta mai. Almeno per me. Per intenderci, sì, dovrete scappare dalla classica minaccia alle vostre spalle, però questa volta, oltre a saltare e arrampicarvi, potrete anche scorreggiare. Direi che basta e avanza, no? 15,46€ contro i 15,99€ di Cuphead. Ben 54 centesimi... 54? 54 centesimi risparmiati, ma cosa volete di più dalla vita? Cosa? Per oggi è tutto, mi raccomando non spendeteli tutti quanti subito quei 50 centesimi, fatemi sapere nei commenti se questi consigli vi sono tornati utili oppure se avete qualche altro titolo voi da consigliare a me, oppure fatemi sapere se vi farebbe piacere avere altri video del genere qui sul canale. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like, ma soprattutto passate a trovarmi sul server Discord perché sta diventando il luogo più divertente di tutto quanto l'internet. Io sono il Poro Michele, primo poraccio tra i poracci, ciao!